dopo aver varcato il Rubicone, dice tipo che il dado è tratto. Cioè, è chiaro che non esiste più nulla di veramente perentorio, no, assolutamente no. Sì, su non c'è problema, per me invece avevo fatto una parafrasi da Shakespeare, no? Essere o non essere, non c'è problema. Ma insomma, ce ne sono tanti di questi giochini più o meno riusciti. Ecco, io direi che ho quasi concluso. Forse l'ultima cosa che volevo dirvi è: vi ho detto che non voglio essere un custode della lingua, della purezza, non me ne importa nulla. Prima Valeria diceva i suoi padri, i suoi nomi. Il mio padre, non so, potrebbe essere Roland Barthes, cioè è Barthes e non Bembo, come una volta disse uno. Bembo insegna il linguista cinquecentesco, che però per esempio non amava tanto, non digeriva tanto le rime pedrose di Dante. Ecco. Ma a me piace più Roland Barthes, mi piace quel tipo di semiologia della vita quotidiana, quello è, diciamo, è il mio campo. Ecco. Ma vi dicevo due ultime cose. La prima è che la lingua di plastica di oggi è stata chiamata lingua di plastica, o chiamatela come volete, lingua di consumo. Sì, volevo, scusa Filippo, interromperti un secondo, perché è molto bello questo fatto della lingua di plastica. E poi è fatto da una nostra amica, parlo noi del termine coniato, noi accademia della Crusca per un momento, è Ornella Castellani Polidori. Certo, viene da lei. Sì, sì, è bellissimo, ha scritto proprio una cosa sulla lingua di plastica, che fa una formula lessicale che chiama plastilismo, proprio una lingua che ormai contribuisce potentemente con il continuo riuso dell'invecchiamento, ogni vera presunta novità lessicale appiattirla, farla di plastica. No, è giusto, lei l'ha elaborata questa categoria ormai 20 anni fa, e 15-20 anni fa, e devo dire sì, è molto calzante, si può chiamare anche lingua, io a volte la chiamo lingua della post realtà, si può chiamare in tanti modi. Ecco, direi, forse questo va detto rispetto a quando lei ha coniato questa espressione, il fatto nuovo di oggi è che la lingua quotidiana, la lingua dell'uso quotidiano, la lingua parlata, con tutti questi gergalismi, quei modi di dire, vi ho detto, rimanda secondo me a un'ideologia, diciamo, che un po' ci governa, diciamo, anche se in modo soft, ma il problema è che rispetto a 30 anni fa, questa è la differenza di oggi, non è solo una lingua povera che ha un vocabolario ristretto, banale, è molto più insidiosa oggi la questione. Cioè, negli anni 60 Umberto Eco poteva scrivere La fenomenologia di Mike Bongiorno, ma oggi scrivere La fenomenologia di Bonolis è una cosa molto più complicata, perché Bonolis può usare in una trasmissione popolare anche un termine come varieganza, da me sentito. Bonolis ha detto: mi colpisce la varieganza di situazioni, e Bonolis gioca anche su questo, usa sia termini molto, appunto, anche dialettali romaneschi e una lingua forbita. Questo per dirvi che il vero, la specificità di oggi della lingua di plastica è, non è che è solo povera, cioè, no, è un misto di banalità e di pseudo-ricercatezza. Per questo è più insidiosa. È il motivo per cui oggi nessun italiano dice più dimenticare, tutti diciamo rimuovere. Ma perché? Cioè, no, l'hai comprato le mail al mercato, non l'ho rimossa. Cioè, voglio dire, questo rimanda alla middle class di oggi, che è la classe media culturale, questo è il punto, che consuma cultura, è la middle class alfabetizzata, scolarizzata, che ha trasformato la cultura in status symbol. Per cui ho parlato anche di snobismo di massa. Oggi c'è uno snobismo di massa che è non meno odioso della lingua che era solo banalizzante di una volta. 20 anni fa c'era, io ho sentito per la prima volta un aggettivo che secondo me prima nessun parlante italiano aveva usato, e che fa parte di questo snobismo di massa. Poi, una volta usato dalla prima persona, è entrato come un virus e ha creato una pandemia linguistica. Ed è, non mi ricordo, un'amica mi disse: ma ieri sì, sono andata a vedere lo spettacolo, sono rimasta basita. Ma come basita? Non capisco. Cioè, la prima che sono andata a vedere, credo che è un termine di origine celtica, ma improvvisamente tutti quanti.
quanti diciamo, dicono basito, a me pare una cosa un po' incredibile. Ma io ho sentito una volta, giuro, una signora dire, ho preso la domestica, la governante, per ridurre l'entropia casalinga. Ecco, quando si arriva a un punto del genere, l'entropia è un concetto, c'è un mio amico che è un fisico quantistico, mi dice che neanche lui l'ha capito bene ancora che significa. Ed è diventato oggi del tutto entropia, l'entropia affettiva, politica, eccetera. Comunque, quindi questa era un po' la specificità. E qui concludo semplicemente sui rimedi, perché spesso quando ho presentato il libro non mi hanno chiesto ma qual è il rimedio, qual è la terapia. Obiettivamente la terapia, io non è che ho delle ricette, e però posso dirvi che la terapia cade fuori della lingua, diciamo così, non sta dentro la lingua, cioè la terapia consiste in questo, almeno secondo me, bisognerebbe, siccome questo ormai, ve l'ho detto, insomma, è una lingua, questi tic sono come dei mantra che uno si ripete, ma così in modo ipnotico, solo per rassicurarsi, non è, cioè in questi tic la lingua non è più espressiva e non è più neanche comunicativa, non comunichiamo più nulla. È normale, è fisiologico che ognuno di noi usi questi tic, ma quando l'intera comunicazione quotidiana si riduce a questo ronzio di questi tic, tutto a posto e allora non c'è problema, allora davvero no, sembra che non passa più nulla. Allora dico, la terapia consiste forse in questo, riuscire a fare ancora esperienza personale delle cose, riuscire a fare esperienza diretta della realtà, cosa che vi sembrerà impossibile nella nostra civiltà, però secondo me è ancora possibile. L'individuo, io credo che l'individuo forse è un mito, ma però ne abbiamo pure bisogno di miti. L'individuo può ancora fare esperienza personale delle cose e se riesce a farla, secondo me, trova anche abbastanza naturalmente la lingua per dire questa esperienza personale. E quindi sarà una lingua personale, sarà una lingua sobria, sarà una lingua ancora espressiva e non affettata. Vi ringrazio.